patatine e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un mio preparo con voi, non eccezionale, non devo andare da nessuna parte, ma siccome devo filmare altri video, quindi ho detto vabbè, mi devo truccare, non è che posso filmare video struccata. E siccome vi è piaciuto tantissimo il foto che avevo nel video, ma neanche il foto, ma che sto di il trucco che avevo nel vlog di Roma del compleanno di Giulia, quindi ho detto va bene, faccio quel trucco, tanto poi ci sta da Dio con i miei capelli viola, quindi perfetto. Non ho chiacchierato molto in questo mi preparo con voi perché preferisco fare un video a parte dove chiacchieriamo, perché io mentre mi trucco non riesco a chiacchierare benissimo, magari mi dimentico le cose, quindi preferisco magari parlare poco e farvi un video chiacchiericcio a parte, quindi credo che lo farò prossimamente, magari dopo o adesso vedo. E in base alle tempistiche, quando dobbiamo mangiare, perché Andrea dirà che cucina, c'ho la quinta la pressione che ogni tanto spara dei fumi strani. E quindi niente, anche se non chiacchiero molto, spero che questo video vi piaccia lo stesso e che riprodurrete questo trucco. E basta, io vi lascio al mi preparo con voi / tutorial e ci vediamo al prossimo video che vi racconto le news e chiacchieriamo un po' insieme. Mua! Ciao patatine e patatini! La crema idratante l'ho già stesa e l'ho stesa più o meno un quarto d'ora fa. Questo perché funge da primer se l'applicate 15 minuti prima di truccarvi. Questo fa sì che la pelle assorba bene la crema idratante e crei una pellicola praticamente sopra la vostra pelle che prepara la pelle appunto al make up che andrete poi successivamente a mettere. E come sono molto professional, come avete visto dal video, sono appena tornata da Roma e sono contentissima e allo stesso tempo malinconica perché mi mancano già un sacco Otte, Giulia e Alessio e Nito e Geta. Però sono contenta perché finalmente sono riuscita a montare e caricare il video che mi premeva tantissimo e comunque ci sono tanti piccoli pezzi di quelle giornate che volevo condividere con voi. Vi faccio vedere subitissimo questa box che l'avrete già vista su Instagram, sono i prodotti Glossip che mi avevano inviato tempo fa senza che io dicessi nulla, perché praticamente dovevo fare un incontro nei punti Glossip, però ai tempi c'era mio padre che era veramente peggiorato e non me la sentivo e quindi avevo rifiutato l'offerta, e loro però mi hanno voluto mandare lo stesso un sacco di questi prodottini. Io devo essere sincera, ho provato solo due di questi prodotti che mi hanno inviato, sia l'eyeliner a penna che mi sono anche portata a Roma e il correttore, quello compatto insomma. Mi sono piaciuti entrambi i prodotti, per adesso mi hanno già conquistato, insomma non gli davo sinceramente neanche un euro perché non conoscevo la marca, non pensavo fossero decenti, non lo so, da ignorante insomma non pensavo, e invece devo dire che sono prodotti molto molto buoni. Ovviamente per quello che adesso ho provato, per questi due che ho provato. Vado proprio a passare il fondotinta su tutto il mio volto e utilizzo lo Studio Fix Fluid con SPF 15, tonalità NV13 di MAC. Mi sta quasi finendo, infatti sono abbastanza triste perché lo utilizzo praticamente sempre, il prodotto più utilizzato ultimamente, perché è veramente il colore perfetto del mio incarnato. E niente, lo vado a stendere con un flat bookie, utilizzo questo qui che è di un set di una ex collaborazione, non mi ricordo adesso il nome del sito, però comunque costavano davvero poco, erano 4 o 5 pezzi e costavano tipo 6 euro. Vado a stenderlo su tutto il mio viso. Sono praticamente conciata tra bambini sul volto, post herpes, insomma di tutto, perché sono andata a Roma che ero praticamente piena di raffreddore, principio di laringite che per fortuna grazie all'antibiotico non ho completamente preso. Quindi adesso tutto lo stress, gli sfoghi eccetera eccetera, mi sono usciti tutti questi brufoli e macchie sul viso. Prima di faccio le sopracciglia e utilizzo il Brow Zings di Benefit. In tantissimi ultimamente mi chiedete come faccio le sopracciglia e utilizzo veramente sempre e solo questo. È il mio adorato, infatti lo sto praticamente bucando e utilizzo un pennello angolato piatto. Inizio con la parte in cera e poi fisso e coloro con la parte, quella dell'ombretto insomma. Ci tenevo anche in questo video a ringraziare tutte le patatine che si sono presentate all'incontro, io non mi sarei mai aspettata tutte quelle persone, cioè chi c'era può saperlo quanto ero emozionata, tra il raffreddore e tutto quanto, veramente mi sentivo in un'incubatrice, non lo so, però allo stesso tempo mi sono divertita un sacco
e siamo andate poi insieme al centro commerciale, abbiamo riso, scherzato, abbiamo chiacchierato. Avrei voluto essere un po' più Gloria e meno ammalata, perché anche se non lo so, non si notava, magari molti di voi non l'hanno notato, ma non ero nella piena gloriosità della situazione, non riuscivo a fare più di quello, ecco, volevo proprio essere ancora più simpatica di quanto lo sono stata, ma non perché volevo esserlo, perché io sono così, però con raffreddore mi sentivo davvero stanca e tutto quanto, quindi mi spiace un sacco che non abbiate potuto vedere e conoscere dal vivo anche quella parte di me. Però vabbè, io so già che ci sarà occasione, perché a Roma ci tornerò sicuro e sicuramente faremo altri incontri quando tornerò, perché sono d'obbligo, e quindi io spero di poter ritrovare tutte quelle che sono venute più quelle che non sono potute venire. E anzi, io vi chiedo già adesso, tipo la prossima volta che vengo a Roma, quale posto vi piacerebbe fare magari l'incontro, perché so che per tante persone magari quella zona, che siamo stati in via Tuscolana, non era, come si dice, non era molto pratica, era lontana da dove abitavano loro. Se magari avete qualche idea per trovarci in un posto, non lo so, dove è più comodo più o meno per tutte, magari me lo dite già qua sotto in un commento, così io e Giulia e Otta, quando sarà il prossimo incontro, possiamo vedere insieme di farlo dove volete voi, ecco, e non magari in un punto dove possono venire solo quelle di quella zona, capito? Procedo con l'altro sopracciglio. Ho fatto il contorno delle sopracciglia con il correttore e l'ho sfumato bene bene. Utilizzate i correttori, quelli della palette di Sedona Lace, con un pennello a lingua di gatto piatto normalissimo, con la punta un po' stondata, come direbbe Tonio e Cartonio, dalla punta arrotondata. Passiamo adesso agli occhi. Io spero non sia troppo luminoso, ma purtroppo, scusatemi, oddio. Spero non sia troppo luminoso, ma sono con la Canon, ultimamente stavo filmando con la Samsung, poi ve ne parlerò meglio, perché ho preso un'altra videocamera tempo fa e quindi stavo usando quella perché ha la messa a fuoco automatica e per il vlog era perfetta, bla bla bla. Allora, sulle labbra applico un burro cacao e vado ad utilizzare questo qui dell'Eclipse, che mi sto veramente trovando benissimo. Questo qui l'avevo preso, cioè l'avevo trovato dentro la Lip Monthly Bag e non mi veniva il nome. Lo lascio agire fino a che poi non passiamo dopo le labbra, anche se non lo so se passerò le labbra, perché ho ancora l'herpes che sta, insomma, sta guarendo e non volevo andarci a mettere sopra il rossetto, cosa vale, quindi vedremo dopo. E allora, passo alle labbra e ciao, passo agli occhi. Gloria, ripigliati! Sembro mi arrabbio anche questa volta perché le sopracciglia sono scure, però ho i capelli scuri, quindi dai, devo dire che ci sta bene. Quindi per gli occhi vado ad applicare la NYX Jumbo Eye Pencil in tonalità Milk numero 604, il famosissimo matitone bianco della NYX. Lo vado ad applicare praticamente su tutta la palpebra mobile fino a poco dopo la metà della palpebra mobile. Adesso prendo un pennello da sfumatura compatto con le setole belle fitte, e quello perfetto per questo passaggio è quello di Sedona Lace, l'EV13, che io vi avevo già detto che lo utilizzavo anche per sfumare il correttore qua sotto le occhiaie, cioè sulle occhiaie, e utilizzo questo per sfumare il bianco. Non premo troppo perché non voglio che il bianco si tolga, ma lo vado semplicemente a rendere più soft. Vado ad applicare una matita nera questa volta, utilizzo la Glide On Eye Pencil di Urban Decay, la Zero. La vado ad applicare nell'angolo esterno creando una piccola V che vado successivamente poi a sfumare con un pennello a penna. Prendo il pennello a penna, questo qui della Videlium Tools del numero 716. Ok, questa era solo una base, perché adesso andiamo ad applicare tutt'altro colore, a parte nell'angolo interno che lo lasceremo bianco, perché andremo a picchiettarci sopra un bianco bello shimmer. Parto subitissimo con la prima palette, che è l'Electric di Urban Decay, questa qua. Vado ad utilizzare per primo questo viola Power, che è Urban, e lo vado ad applicare con lo stesso pennello a penna sopra il nero, quindi vado a creare sempre la mia solita V esterna. Vado ad applicare Gilted, che è il color fucsia scuro violaceo, non so come definire questo colore. Vado ad applicarlo al centro della mia palpebra, lo picchietto in modo che diventa più intenso il colore.
riprendo il pennello di prima con il viola di prima e vado ad intensificare di nuovo l'angolo esterno che hanno un po' sopra Gilded. Con il pennello da sfumatura che abbiamo utilizzato per il bianco non lo sporco di altro colore, ma vado semplicemente a sfumare i bordi di questi due colori messi prima. Riapplico gli stessi colori perché ovviamente sfumando è venuto un po' macchie. Adesso vado ad applicare un bel bianco power nell'angolo interno. Già che ci sono, vado a sfumare il bianco con gli altri colori, semplicemente strisciando il pennello in questo modo. Ok, il risultato degli occhi della parte superiore è questo. Come potete vedere è semplicissimo, veramente, cioè, fa tutto il colore. Adesso vado a portare praticamente Urban e Gilded e il bianco anche nella parte inferiore degli occhi. Dell'occhio con un pennello sempre a penna perché mi è più semplice. Se avete un pennello angolato potete utilizzare quello. Pennello da sfumatura e vado a sfumare senza sporcare questo pennello, quindi pulito, tutti i colori della parte inferiore. Abbiamo praticamente quasi finito perché io poi alla festa di Giulia avevo applicato proprio un filo leggero di eyeliner e poi le ciglia finte, quindi vado semplicemente ad applicare l'eyeliner. Utilizzerò il The Real Push Up Liner perché oltre a questo non ne ho altri perché sono tutti finiti, a parte quello a penna di Glossip, che però a furia di usarlo sugli ombretti si è praticamente patinato di ombretto che non funge più, quindi dovrei rigirare la pennina, bla bla bla, non c'ho voglia, quindi utilizzo questo. Questo è un prodotto amato e odiato, non lo so perché, perché io comunque riesco sempre ad utilizzarlo, non vedo tutta questa difficoltà nell'applicare questo eyeliner, ma io vado semplicemente veramente a fare una riga leggera. Adesso vado di nuovo ad applicare la matita nera di prima nella rima interna, però dall'angolo esterno fino a metà, perché poi da metà fino all'angolo interno vado a mettere la matita bianca di prima. Come vedete praticamente allarga la parte dell'angolo interno, allarga proprio l'occhio. Allora adesso vado a piegare le ciglia e vado ad applicare finalmente il mascara. Dico finalmente perché finalmente utilizzo questo, l'ho comprato l'anno scorso e non l'ho aperto perché avevo tra i due dei Real che mi avevano regalato, quindi io ho praticamente uno messo da parte perché uno l'ho già finito e quindi non ho più mascara perché tutti gli altri vecchi che avevo sono anche quelli semi finiti. E ho detto senti, mi apro questo qua nuovo della Eleanor Rubinstein e praticamente il mio adorato perché c'ha un packaging fantastico, l'avevo preso perché mi piaceva tantissimo il packaging, non so se poi sia un ottimo mascara, spero di sì, comunque ha un anno, è favoloso perché non l'ho mai aperto e comunque adesso l'ho aperto per la prima volta con voi, ha una consistenza bella morbida quindi è durato bene e lo vado ad applicare sia sulle ciglia superiori che quelle inferiori. Mi scomodo un po' per le ciglia inferiori perché c'è lo scovolino un po' grosso, però come texture del mascara in sé mi piace perché separa davvero bene le ciglia e poi le rimpolpa proprio, non lo so, vedete da voi, a me piace tantissimo. Ah, finalmente lo sto usando. Ok, poi adesso aspetto che il mascara si asciughi e inizio a mettere sul filettino delle ciglia la colla. Ho ricomprato la Frame for Fame perché l'avevo già finita. Mi piace talmente tanto sta colla che mi è durata tantissimo. Adesso mi sa che ce l'avevo già da un anno e passa comunque. Eccoci qua, ho applicato le ciglia finte, il risultato è boom, completamente diverso. Bene, adesso vado a coprire le occhiaie. Utilizzo il correttore che avevo detto prima. Questo di Glossip è l'Eye Coverage Concealer ed è il numero 3. Come vedete è chiaro, non è scuro e chissà l'uno com'è chiaro. E deve essere perfetto per fare il contouring, l'highlighting. Per farvi vedere quanto è morbido, toccato appena quanto lascia. È veramente super super pigmentato
ed è molto cremoso, moltissimo. Questa è una texture che può piacere o meno. A me personalmente questa texture piace, perché quelli troppo secchi e troppo duri da stendere, per me, a parte che mi seccano troppo, perché io questa zona ce l'ho piena di pieghette, quindi se è troppo secco li evidenzia. Mentre questo qui, non fissato, cioè lascia veramente la pelle morbida e non mi evidenzia appunto le rughettine. Vado a fare un contouring leggerissimo con la palette della Motives. E per ultimo vado ad applicare il blush. Vado ad applicare questo blush qui, che è molto molto soft, sobrio, ed è il Dandelion, che è di Benefit. Come pennello da blush utilizzo il Bidellium Tools 942. Io quella sera avevo applicato il Mary Luminizer illuminante di The Balm, come al solito col dito in questa zona qua. Io di solito lo applico sempre in questi punti, faccio sempre le solite cose, quindi è inutile che ve le dica perché già le sapete a memoria, immagino. E ho deciso di applicare un matitone rossetto. Applico questo, che è il Cherry Moya Lip Crayon. Non c'è scritto tonalità né niente, comunque questo qui. Ed ecco qua, questo è il risultato finito, spero che questo trucco vi sia piaciuto. E niente, questo era il trucco finito, spero vi sia piaciuto, come ho detto inizio video, come ho detto fine video di questo, come dico sempre, spero vi sia piaciuto. E se così fosse, mandatemi uno striscione con scritto "Sì, Gloria, mi è piaciuto". Ci vediamo al prossimo video con tante news, non è vero, niente di che, però insomma chiacchiero. E basta, non ho nient'altro da dire perché dico tutto nell'altro video. Ciao patatine e patatini. Oh, ho sbagliato.